Adesso passiamo alla parte grave, quello che si può più tecnici. Quindi diamo la parola alla collega Cinelli che illustrerà un po' gli aspetti proprio pratici e gli esempi concreti della democrazia. Sente? Allora, buongiorno a tutti. Io sono geometra Carlo Cinelli di Pistoia e vi parlerò, come ha detto, mi ha introdotto benissimo il collega, delle applicazioni pratiche, ad esempio. Perché applicazioni pratiche? Perché si parliamo delle applicazioni pratiche? Abbiamo con il geometra Rossi e con il geometra Gualandi rovesciato un po' la logica che occorrerebbe sempre la partenza dalla teoria per arrivare alla pratica, proprio per entrare nelle, diciamo, nelle procedure di lavoro per poi passare magari a geometra Gualandi che collegherà sia la parte giuridica sia la parte teorica e pratica delle riconfinazioni. Vi invito anche a seguire l'intervento del geometra Rossi che verrà dopo di me, dopo la pausa pranzo. Perché? Perché non è qui lui per fare per illustrare quelli che sono, cioè per cercare sulla parte commerciale dei suoi programmi. Lui è qui perché vuole spiegarvi come funzionano i suoi programmi. Recentemente sul forum PregeoIT, ex PregeoIT, io ho buttato là un'idea che io però ho visto non è stata tanto seguita. Secondo me, quando usiamo un software, bisogna sapere esattamente, soprattutto sto parlando di topografia, ciò che quel software fa. Perché pensare che un software fa i confini, un software fa il calcolo delle triangolazioni o delle poligonazioni e non sappiamo come cosa fa quel software, non è professionale da parte nostra. Quindi sarebbe bene che tutti i produttori di software facessero capire a noi, anche certificandolo, non con un manuale per saper usare il programma, clicca qui, clicca là, ma riportare dentro un manuale quello che il software fa, magari anche con degli esempi. E questo secondo me sarebbe una cosa corretta anche dal nostro punto di vista, che dobbiamo assolutamente sapere perché quel software fa. La rototrattazione può essere calcolata in tantissimi modi e noi dobbiamo sapere quello che vogliamo dal software. Passiamo alle considerazioni introduttive. Se immaginiamo le riconfinazioni come un fabbricato, le sue fondazioni sono sicuramente i suoi principi cardini. Mi è sempre piaciuto considerare la materia delle riconfinazioni come un fabbricato. Le fondazioni sono state gettate da Aurelio Costa e Pier Domenico Tani. Io e geometra Gualandi cerchiamo, anche geometra Rossi, cerchiamo di portare un modesto mattoncino a questa costruzione, anche perché effettivamente bisogna riconoscere che loro erano molto, ma molto preparati su questa materia. Noi cerchiamo di fare del nostro meglio e cerchiamo di illustrare quelli che sono i principi cardine, che sono quei principi che non vanno mai elusi per eseguire correttamente una ricombinazione. Questi principi sono semplici e sono frutto di un mix di varie conoscenze che sono giuridiche, storiche sul catasto, sulla cartografia e topografiche. La ricombinazione non si riferisce a norme, soprattutto le procedure non si riferiscono a norme, nonostante ci siano, come giustamente fatto riferimento il giudice, degli articoli del codice civile, però poi noi dobbiamo portare nella pratica quelle indicazioni. Quindi nella pratica poi bisogna avere un mix di conoscenze che ci portano a fare le procedure correttamente. Primo principio cardine, quindi capite anche che è una materia labile. Gli diamo una picconata, quel muro va giù. Quella casa comune, se gli diamo una picconata, va giù.
Il primo principio cardine è che per eseguire una buona ricombinazione bisogna effettuare il procedimento ritroso che si è verificato nella confinazione. Questo è il primo e forse il più importante, che ci fa capire come bisogna rispettare la genesi di ogni linea che andiamo a ricombinare. Se quella linea è sulla mappa di impianto, dobbiamo capire come su quella mappa c'è arrivata e fare il procedimento a ritroso. Lo stesso vale anche per gli atti di aggiornamento, sia anteriori che posteriori alla circolare 288. Il secondo principio cardine è che la precisione nella riconfinazione dipende dalla precisione con cui è stata costituita la linea nella confinazione. Se nella confinazione, mi riferisco soprattutto a atti di aggiornamento, le procedure non sono state, la procedura di confinazione e le procedure topografiche non sono state eseguite correttamente, è ovvio che noi non possiamo avere aspettative alte nella riconfinazione. Terzo, è che nelle riconfinazioni il rigore deve essere applicato soprattutto al metodo, non solo alla procedura topografica. Una procedura topografica rigorosa, ma in applicazione di un metodo sbagliato, darà risultanze peggiori di una procedura topografica non rigorosa, ma che segue un metodo corretto. Questo è importante, perché gli errori di metodo sono errori metrici, gli errori a meno che non facciamo orbellerie topografiche, gli errori topografici sono errori di pochi centimetri. Per un esempio, per illustrare errori di metodo, un caro collega ha scritto recentemente un testo. Ora, premesso che non voglio parlare male di nessuno, soprattutto dei colleghi, però bisogna difendere da questa materia, ripeto, perché è una costruzione a cui stiamo portando un mattoncino. Un caro collega, gli errori li commettiamo tutti, però nessuno, penso, abbia l'età di andare a scrivere dei libri se non è estremamente preparato o appassionato a quella materia, perché scrivendo a volte delle cose inesatte si possono creare delle incertezze importanti, soprattutto su un libro. Un caro collega scrive nel suo ultimo libro sulle riconfinazioni: se non esiste documentazione probante, quindi lui si riferisce a atti di aggiornamento, realizzare un lucidino copiando fedelmente uno stralcio della mappa originale, compreso il reticolo delle coordinate, o in alternativa chiedere le coordinate necessarie in catasto. In questo discorso, in questo periodo del libro, ci sono ben due errori di metodo che io ho sottolineato in rosso. Il lucidino. Il lucidino è un errore madornale andare a fare il lucidino della mappa di impianto. Perché? Perché si apporta un'ulteriore incertezza che è il ridisegno della mappa di impianto. Ridisegnare la mappa di impianto, perché io ho fatto degli esperimenti, pur precisi che noi siamo, ci sono sempre degli errori da ridisegno, è ovvio, ma poi quel lucidino si dilata. Se andate una settimana dopo a risovrapporlo, vedete come le linee si sono dilatate, il lucidino si è dilatato e le linee sono spostate di metri rispetto alla mappa. Quindi è un errore grandissimo di metodo metrico. Quindi. Poi l'altro errore di metodo è chiedere le coordinate necessarie in catastro, non perché in catastro siano peggio o meglio di noi, però io non mi fido degli altri. Faccio sempre le operazioni direttamente io e quindi preferisco prenderle io le coordinate. Perché? Perché noi, girando per tutta Italia, abbiamo sentito di tutto e di più dai tecnici catastali. Financo a Potenza, il dirigente catastale, disse che lui le coordinate le faceva prelevare ai suoi dipendenti, diciamo, ai suoi sottomessi, sulla mappa digitalizzata, che era l'ultima e la più precisa. E allora cosa ci ritroveremo? Ci ritroveremo con qualche cosa di certificato a cui il giudice poi deve dare un peso,
giudice è normale che non sia a conoscenza perfetta di tutte queste procedure tecniche. Quando vede un qualcosa di certificato, certamente gli va all'occhio. Quindi rileviamo le nuove delle nostre coordinate. Ricordiamo, prima di passare alla parte pratica, tre dati fondamentali che sono fondamentali anche per quelle procedure che noi andiamo poi a effettuare. La prima è l'istruzione per l'attuazione della legge 1 ottobre 1969, numero 679, che recita: quando un trasferimento di diritti comporti il frazionamento di particelle catastali, le parti sono tenute a far approntare a un tecnico professionista un tipo redatto su di un estratto autentico o autenticato della mappa e deve essere prodotto anticipatamente, questo è un passaggio molto importante, così che esso possa risultare munito di dichiarazione conformità al momento dell'atto traslativo. Prima, precedentemente a questa istruzione, i titoli di frazionamento venivano allegati alle note di cottura, quindi successivamente all'atto, e non era proprio escluso che negli atti di trasferimento della proprietà ci fossero riportate misure anche in contrasto con queste, misure che avrebbero la prevalenza perché proprio nell'atto di trasferimento e ne facevano parte integrante e sostanziale. Il legislatore, vedendo questa situazione, pone un primo argine con questa istruzione, argine definitivo che pone con il DPR 650 del 72, che recita: quando un trasferimento di beni immobili comporta il frazionamento di particelle, deve essere preventivamente presentato all'UTE il corrispondente tipo di aggiornamento. Il detto originale sottoscritto dalle parti deve essere allegato all'atto per formarne parte integrante e sostanziale. Eventuali altri disegni o planimetrie uniti all'atto che dà origine al trasferimento non possono, questo è un periodo molto importante, non possono riportare misure in contrasto con quelle espressamente indicate sul tipo di frazionamento. Il tipo di frazionamento diventa probatorio. Io sono molto d'accordo con il nostro consigliere nazionale Bruno Razza quando dice di magari allegare qualche cosa, qualche documentazione grafica che esplichi soprattutto anche a chi non ha la conoscenza di queste nuove misure, che sono misure celerimetriche, misure GPS, con delle misure dirette, perché è giusto che anche quando viene trasferita la proprietà vengano esplicate le misure. Bisogna fare particolare attenzione a che queste misure non siano in contrasto con gli atti, con i tipi di frazionamento, perché sennò sarebbero non valide. La circolare 288 porta nuove metodologie di rilievo e di codificazione delle misure, quindi un nuovo modus operandi. Le tipologie di riconfinazione sono di tre tipi: le riconfinazioni di linee derivanti dalla mappa di impianto, le riconfinazioni di linee derivanti da atti di aggiornamento anteriori all'entrata in vigore della circolare 288 e le riconfinazioni di linee derivanti da atti di aggiornamento successivi all'entrata in vigore della circolare 288. Io le ho riassunte in due grandi famiglie, che sono le riconfinazioni tra sistemi cartografia rilievo, del quale fanno parte tutte quelle da mappa di impianto e quelle da atti di aggiornamento anteriori alla circolare 288 non autonomamente ricostruibili. Cosa vuol dire non autonomamente ricostruibili? Vuol dire che per ricostruire quel tipo di aggiornamento, lo vedremo dopo in un esempio, abbiamo bisogno della base cartografica. Quindi perché non ci sono più i punti di inquadramento di quegli allineamenti, punti di appoggio di quegli allineamenti, oppure di celle di mensure o poligonali, che erano il rilievo di confinazione. Le riconfinazioni tra sistemi rilievo-rilievo sono quelle invece, tutte quelle post circolare 288 e quelle autonomamente ricostruibili anteriori alla circolare 288. Considerazioni critiche sulle tipologie. Le riconfinazioni tra sistemi cartografia-rilievo sono soggette ovviamente alle precisioni della cartografia,
quindi l'imperfezione di graficismo 40-50 cm per la scala 1 a 2000 e il tratto del pennino con il quale è stata disegnata la mappa. Sull'istruzione era scritto pennino 018, ma quel pennino poi realmente è diventato 020-025, quindi 40-50 cm per la scala 1 a 2000. Sulle riconfinazioni tra sistemi di rilievo e rilievo invece bisogna dire che sono soggette alle precisioni intrinseche dei rilievi e quindi normalmente pochi centimetri per rilievi realmente eseguiti, tra rilievi diciamo confinazione di rilievo. Nelle riconfinazioni rilievo rilievo è ben evitare anche di ricorrere a manipolazioni di coordinate. Le coordinate dei punti fiduciari infatti cambiano continuamente e non bisogna neanche andare a toccare le elaborazioni di pregiero, queste cose qui. Cerchiamo di fare una sovrapposizione rigida tra due libretti delle misure, il libretto delle misure di riconfinazione e il libretto delle misure di riconfinazione. Tolleranze e tollerabilità degli scarti risultanti dalle misurazioni. Spesso si parla a sproposito di tolleranza, invece io parlerei di più di tollerabilità dello scarto. Perché? Perché la tollerabilità dello scarto ci indica quali sono quei frazionamenti, diciamo, sì, quelle riconfinazioni che hanno dei dati di ingresso buoni. Se ci sono, dopo vi farò vedere una tabella, delle indicazioni sugli scarti di un certo tipo, vuol dire che i dati della combinazione sono buoni, proprio per quel discorso, per quel principio cardine numero 2 che vi illustravo prima, e cioè che la precisione nella combinazione darà poi il là anche alla precisione nella ricombinazione. Quindi le tolleranze sono sempre state per i rilievi, pensate per i rilievi di combinazione, per tolleranza si è sempre adottato convenzionalmente il triplo dell'errore medio commesso da operatori esperti e accertato statisticamente su un gran numero di misure. La loro entità è importante per capire la misura degli errori e delle incertezze che hanno accompagnato le rilievi. Noi oggi, seppur presenti per le tolleranze, noi bisogna sempre eseguire la riconfinazione. Non è che ci possiamo esimere se abbiamo degli scarti alti dal fare la riconfinazione. Il nostro committente ci chiede di mettere giù la linea di confine, spesso anche i tribunali ce lo chiedono. Quindi la riconfinazione va sempre eseguita nel miglior modo possibile, anche se a volte ci sembra il meno peggiore. Perché il meno peggiore? Proprio per quei dati di ingresso. Ora io avevo buttato giù anche dei coefficienti che per le riconfinazioni di mappa erano relativi a quando facevamo il prelievo noi di Pistoia sulle mappe di impianto cartaceo, perché quella procedura portava effettivamente una imprecisione intrinseca. Gli occhi nostri sono effettivamente limitati. Oggi possiamo tramite software riuscire a individuare bene i punti che ci interessano. Dopo vi farò vedere sia io che Gianluca Rossi, spiegherà ancora meglio questa cosa, come si fanno i prelievi. Quindi io avevo messo per le combinazioni di mappa inferiore a 80 cm, oggi mi sentirei di dire anche 50 cm, per atti di aggiornamento anteriore alla circolare 288 inferiore a 50 cm su ogni asse, per atti di aggiornamento posteriore alla circolare 288 inferiore a 15 cm su ogni asse. È evidente che per le combinazioni di mappa bisogna tener conto anche della omogeneità dei punti di inquadramento e della loro dislocazione. Passo agli esempi pratici. Primo esempio, come vedete, è una riconfinazione di linee derivanti da mappa di impianto e atti di aggiornamento anteriori alla circolare 288, punti di appoggio omogenei, metodo di rilievo di calcolo, rototraslazione. Come vedete, qui i punti di appoggio sono omogeneamente distribuiti intorno all'oggetto da riconfinare, che è la linea di impianto che va dai punti 15 e 18
e la linea di aggiornamento tra i mappari 397 e 411. Questa è una linea di aggiornamento da atto di, come ti ho scritto qua su, anteriore, atto di aggiornamento anteriore alla circolare 288, non autonomamente ricostruibile, perché i punti ai quali erano appoggiati gli allineamenti non sono più presenti, quindi ho bisogno della base cartografica per ricostruire questo atto di aggiornamento. I visualizzatori satellitari ci danno già una prima impressione dello stato dei luoghi, anche se chiaramente poi bisogna integrare questo primo sopralluogo sul posto. E come vedete ci sono dei fabbricati che hanno subito, diciamo, degli ampliamenti, però insomma questo lo valutiamo meglio poi sul posto. Effettivamente il fabbricato dove è posizionato lo spigolo numero 1, il punto di appoggio numero 1, ha subito su tutti gli altri, su tutte le altre facciate, su tutti gli altri spigoli, ha subito degli ampliamenti. Però grazie a testimonianze, come diceva anche Bruno prima, è importante questa capacità di indagine nelle riconfinazioni, grazie a testimonianze di chi abita quel fabbricato, ho potuto appurare che quello spigolo non è mai stato toccato. Il fabbricato è stato ampliato su tutte le altre parti. Gli altri punti sono il punto numero 2, che è uno spigolo di una Madonnina, i punti numero 3, 4, 5, 6 e 7, spigoli di fabbricato. Qui potete notare come questo fabbricato sia anche abbastanza recente. Che cosa vuol dire? Che le mie mappe di Pistoia sono state disegnate e fatte negli anni 50, dal 50 al 56, quindi un'epoca abbastanza recente, ecco perché si trovano anche buone risultanze, perché è chiaro, i metodi di rilievo anche per coloro che fecero le mappe erano un po' cambiati dall'inizio del Novecento fino al 1950. Questo è il prelievo di cui vi parlavo prima, e qui secondo me c'è stata la più grande innovazione tecnologica, e cioè la possibilità di prelevare le coordinate attraverso un software, attraverso le mappe di impianto scansionato. Questa è la scansione della mappa di Pistoia e la mappa interessata, diciamo, di questo foglio qua, foglio 16 mi sembra, e qui vedete, io ho praticamente in primis individuato quelli che sono i crocicli dei parametri. Perché? Perché prima sul cartaceo cosa facevamo? Andavamo a verificare che i parametri fossero davvero quelle misure 200x200, però quasi mai questo succede perché la mappa si è dilatata. E quindi dopo aver effettuato questa verifica, aver cliccato sui crocicli, ho individuato quei punti che a me interessavano, e cioè sia la linea di impianto, sia i punti di appoggio, sia l'inizio e fine degli allineamenti dell'atto di aggiornamento che andrò a ricostruire su quella base cartografica. Come vedete, il programma produce un file di XF già ricalibrato, georeferenziato, che praticamente riporta esattamente i punti nelle loro giuste posizioni rispetto ai parametri che hanno le dimensioni corrette di 200 metri per 200 metri. Poi Giometro Rossi vi farà vedere come questo algoritmo lavora sulla georeferenziazione. E in uscita viene fatto anche un file di dati con le coordinate dei punti prescelti. Questo è il tipo di aggiornamento che io ho dovuto ricostruire sulla mappa. Ora stiamo lavorando al sistema mappa, che è la parte più importante, soprattutto in queste riconfinazioni cartografia rilievo, è la parte più importante di tutta la procedura di riconfinazione. Sto lavorando sul sistema mappa, cioè devo ricostruire quella base cartografica che poi dovrò confrontare con il mio rilievo attraverso i dovuti calcoli poi della rotazione. Come vedete, qui io
o un frazionamento che è appoggiato a spigoli di strade, quindi com'è pensabile ritenere che quegli spigoli possano essere, che questo tipo possa essere autonomamente costruibile? Non è possibile, perché uno spigolo di una strada del 1950 non è più lì. Poi anche come materializzazione non mi fiderei mai, anche se quella strada fosse rimasta inalterata. Bisogna sempre riferirsi a spigoli di fabbricato se parliamo di atti di aggiornamento autonomamente ricostruibili. Io questo frazionamento l'ho ricostruito rigidamente. Perché rigidamente? Tanto c'è da dire che è un frazionamento del 1958, quindi siamo anteriori al 69. Ho dovuto verificare se sull'atto di aggiornamento, sull'atto di trasferimento, c'erano informazioni in contrasto con le misure di questo frazionamento. Così non era, perché nell'atto di trasferimento c'erano riportate il tizio vendeva a Caio un lotto di 15,60 m come lato del trapezio posto verso nord, di 19 metri lato verso sud, insomma erano riportate tutte le misure correttamente come erano riportate sul frazionamento. L'altra considerazione che va fatta nella ricostruzione è capire, siccome io andrò a collocare questo atto, questo tipo di aggiornamento, lo andrò a ricollocare sulla base cartografica, devo capire se questa chiusura 49,90, che non collimerà certamente con quella cartografica, dovrò capire se dovrò fare degli adattamenti. In questo caso ho preferito di no, perché e di ricostruire rigidamente il tipo, primo perché le differenze erano minime, poi perché nell'atto di trasferimento della proprietà c'era scritto appunto che il tizio vendeva a Caio un lotto di 15,60 m e di al secondo di 12,30 m. Quindi io ho ricostruito rigidamente quell'atto di aggiornamento e l'ho ricostruito sulla base che vedevate prima. Questo è il sistema macro. Io dovrò confrontarmi con lui per fare la ricombinazione. Ho eseguito il rilievo in modalità GPS, che non deve assolutamente spaventare, perché di fatto è una procedura abbastanza, diciamo, fruibile, basta approfondire alcune piccole conoscenze, e ho battuto i punti da 1 a 7 che sono, che ho codificato come da 1 a 7 che sono i punti di appoggio, e 100 e oltre sono i punti che io chiamo punti caratteristici. Cosa vuol dire punti caratteristici? Caratterizzazioni del territorio, quando presenti, che sono fossette, muri, recinzioni, in prossimità del confine. Quando presenti, quando non presenti, io consiglio sempre di mettere dei picchetti in prossimità del confine per fare queste operazioni di verifica. Perché è sempre meglio valutare tutto in studio che andare sul posto e cercare di completare le operazioni con il fiato sul collo del committente che ogni 10 minuti ci chiede. Questo cosa vuol dire? Innanzitutto che c'è stato, come avete visto rispetto a quella tabella precedente, un notevole abbattimento della tollerabilità, perché io ultimamente, dopo aver usufruito del programma GeoMap, riesco di fatto a eseguire riconfinazioni sempre con questi scarti. Ma c'è da dire anche che la mappa di impianto era buona, la mappa di impianto era buona, perché avere questi scarti vuol dire che allora avevano lavorato con delle tecniche ottime, indubbiamente. E quindi chapeau a chi lavorò allora alla mappa di impianto. Come vedete, ho applicato anche il modulo di deformazione, che sarebbe quando dobbiamo fare le combinazioni di cartografia e rilievo, è sempre bene applicarlo, perché la cartografia ha tenuto conto di alcuni fattori che sono l'altitudine e via discorrendo, quindi è pensabile che siano variazioni come qui conformi di scala. Devo dire isotrope.
Questa è la risultanza della riconfinazione. Come vedete, la linea nera è la linea di impianto, è il confine di impianto. La linea rossa è la fossetta che ho trovato sul luogo. Come vedete, le differenze nel punto 12, la maggiore differenza nell'ordine dei 50 cm, e quindi vuol dire si ritorna all'imperfezione di graficismo, si ritorna a considerazioni di tollerabilità. Poi, tra l'altro, qui i committenti erano ambedue e diciamo hanno optato per lasciare la linea, la fossetta, perché c'era un dare e un avere tra tutte e due. Qui invece si è preferito rettificare la linea, anche per via dell'entità che era invece 2,30 qua su al punto 107, si è rettificata sul confine di aggiornamento. Vorrei parlarvi ora delle criticità delle riconfinazioni cartografiche del rilievo, che è un punto molto importante, perché, come dicevo in introduzione, l'importante è cercare di evitare gli errori grossolani, gli errori di metodo. Quindi, come abbiamo visto, quella che abbiamo appena eseguito è una schema ottimale della rototrattazione, è stata abbastanza fortunata perché i punti di appoggio erano uniformemente distribuiti intorno alla linea da riconfinare. Ci sono dei casi, e anche qui è stata doppiamente fortunata, anche perché siamo al limite del foglio di mappa. Ci sono dei casi dove questo non è possibile, e allora bisogna tener conto delle criticità delle rototrattazioni. La rototraslazione ha la sua criticità nelle rotazioni. Cosa vuol dire? Che i punti di appoggio possono avere, rispetto alla mappa, il rilievo può avere una rotazione, e quindi questa rotazione mi si amplifica sulla linea da riconfinare. Quindi nelle rototraslazioni bisogna porre attenzione a che non si presentino estrapolazioni che producano amplificazione degli errori. Il rapporto tra la distanza di quando la linea è esterna al perimetro dei punti di appoggio, il rapporto tra la distanza di piccolo congiungente più esterna del contorno dei punti di appoggio con i punti del confinale e di grande diagonale più lunga all'interno del contorno non deve mai superare un terzo. Ricordiamoci che questo è uno schema ottimale, perché qui le rotazioni di fatto non amplificano niente, anzi dimezzano, perché la linea è all'interno del perimetro dei punti di appoggio. Qui amplificano perché la linea è esterna, e se P1 e P2 sono in quel rapporto di un terzo, P3, P4 e P5 non lo sono più. E allora come bisogna agire in quel caso? Bisogna riferirsi a un punto di orientamento e quindi fare o un'apertura a terra multipla, oppure possiamo fare anche una rototraslazione orientata. È un'ultima marchingegno che abbiamo studiato con gli amici Rossi e Guarandi, per fare un qualcosa di ibrido fra l'apertura a terra multipla e la rototraslazione. Quindi punto di orientamento per verificare se gli sbandamenti e le rotazioni sui punti d'appoggio sono controllabili o meno. Un'altra criticità, sempre in questo schema, è da tenere in considerazione anche la posizione della linea da riconfinare. Oltre che esterna, bisogna stare molto attenti anche a che direzione ha, se è parallela al perimetro dei punti di appoggio o è perpendicolare, circa perpendicolare. Perché? Perché gli ellissi di errore sono posti nel senso della rotazione del perimetro dei punti di appoggio, e quindi in questo caso avrebbero il suo semiasse maggiore diretto verso sud-nord, e quindi una linea che è perpendicolare ha delle possibilità di maggiori sbandamenti. Quindi bisogna fare attenzione anche a queste cose. Uno schema di rilievo assolutamente non corretto per le riconfinazioni cartografia rilievo è l'apertura a terra singola. Perché?
perché è uno schema di rilievo e di calcolo non autocontrollato. Cosa vuol dire non autocontrollato? Vuol dire che avendo un solo punto di appoggio, se quel punto di appoggio non è buono, io non mi accorgo di commettere un errore perché non ho controllo, non ho un altro punto di appoggio che mi verifica il primo. Quindi cerchiamo sempre di avere una pluralità, se ci piace lo schema di rilievo e di calcolo dell'apertura a terra, sempre pluralità di punti di appoggio. E poi c'è da dire anche che questo schema di rilievo e di calcolo è accettabile in una sola condizione, e cioè quando la confinazione, per quel principio cardine numero 1, che diceva appunto che bisogna fare il procedimento ritroso, che si è verificato nella confinazione, quando nella confinazione si è effettuato il rilievo per apertura a terra singola, in quel caso noi possiamo fare l'apertura a terra singola solo e soltanto in quel caso. Questo è uno di quelli, 1987, ovviamente dopo la circolare 288 non è stato più possibile, 1987, frazionamento per apertura a terra singola. Qui veniva battuto sia l'orientamento, che è un trigonometrico, sia un punto di appoggio. Noi per eseguire correttamente questa riconfinazione basta andare sul posto, porre la stazione non obbligatoriamente nello stesso punto in cui fu posta allora e fare un'apertura a terra singola e ritracciare quei punti che erano stati così analiticamente determinati. Un'altra criticità sempre riguardo agli schemi di rilievo di calcolo è quella della poligonale non orientata o della rototraslazione a due punti. Questo, anche questo, è uno schema di rilievo di calcolo non autocontrollato. Come vedete, qui ho due punti, ma se uno dei due punti è rotato rispetto all'altro, ma alla stessa distanza, noi non ce ne accorgiamo, perché questo calcolo calcola una corda e poi viene, questa corda viene riorientata delle coordinate cartografiche di quei due punti. Se questa corda è la medesima, però il punto 1 e il punto 2 ruota rispetto all'altro, noi non ce ne accorgiamo, quindi è sempre uno schema di rilievo e di calcolo da evitare. Un altro schema di rilievo e di calcolo da evitare è Nennius Poteroni, per due motivi fondamentalmente. Il primo, perché è un calcolo anche difficile da eseguire e praticamente solo, è solo un calcolo riferito a misure angolari. Meglio sarebbe, io qui ho fatto lo schema classico, ma meglio sarebbe sempre riferirlo almeno a quattro punti di orientamento disposti su un ampio spettro. Però io vi dico per esperienza che questo calcolo non restituisce mai, anche se facciamo la media di queste quattro combinazioni, mentre con tre c'è solo una combinazione, con quattro ci sono quattro combinazioni, non restituisce mai, anche facendo la media dei calcoli, un risultato perfetto, perché si vede dallo scarto fra i quattro. E quindi ho sempre poi verificato con altre procedure, queste coordinate sono sempre affette da grande imprecisione. Ma quello che è anche peggio è che non sono calate nella realtà locale della mappa. Perché? Perché la mappa fu fatta, la mappa di impianto fu fatta sì appoggiandosi a punti trigonometrici, però vedete anche questo grafico delle poligonali, immaginatevele come furono calcolate le poligonali, come fu misurate, grande precisione, ma una precisione locale. Aurelio Costa diceva sempre che era presumibile, e lo è sicuramente, che intere zone siano traslate all'interno delle poligonali stesse, e quindi un calcolo perfetto rispetto a quei punti trigonometrici non mi ricala esattamente nella realtà locale, e quindi bisogna sempre prendere i punti più vicini alla linea da riconfinare perché sono affetti dalle stesse precisioni e imprecisioni. Questo è come fu eseguita la mappa di impianto, questo è il grafico delle poligonali,
che furono riportate all'interno dei parametri per coordinate cartesiane, mentre punti di dettaglio e la mappa furono riportati per coordinate polari dalle stazioni stesse. Un'altra criticità è quando un punto di inquadramento è anche un punto fiduciario. Di per sé questo non sarebbe una criticità, perché io mi prendo i miei punti sulla mappa di impianto e non è una criticità. Se però mi viene in mente di andare lì sopra, perché quel punto di inquadramento è anche un punto fiduciario, commetto un errore personale di metodo. Perché vedete come innanzitutto quelle sono non sono coordinate, ma sono numeri ballerini, come sapete bene. Quindi in questo caso anche abbastanza fortunati, perché vedete la X scosta solo 20 cm, la Y 1,30 m, che non è poco. Però so che in certe zone d'Italia spostano anche qualcosa come 10 metri, 5 metri. Non è un affinamento delle coordinate la TAF. La TAF è solo qualche cosa di aleatorio, è un archivio aleatorio che per ora è lì e non sappiamo a cosa si può servire nel futuro. Comunque sono coordinate ballerine, non dobbiamo andare a prendere quei numeri, ma dobbiamo riferirci al prelievo sulla mappa di impianto. Prelievo che non va fatto neanche su una mappa di misura o regist o digitalizzata, come dicevamo prima. Chi eseguì gli HSOI, che erano i lucidi delle mappe di impianto, non pensò mai che noi potessimo, cioè si andava lì poi a prendere le coordinate, non ci avrebbe mai pensato, quindi disegnò abbastanza speditivamente i crocicli e quant'altro. Perché queste mappe dovevano servire solo e soltanto per gli aggiornamenti e quindi mai avrebbe pensato che noi andavamo lì a prendere le coordinate. Quindi come vedete lo stesso punto sulla mappa di misura e sulla mappa di impianto ha una posizione nettamente diversa, perché è stata disegnata speditivamente. Anche questo è un errore di metodo, mai andare a prendere lì sopra. Maggior ragione mai andare a prendere qui sopra. Questa è una sovrapposizione fra la mappa vettoriale e la mappa di impianto. Come vedete i crocicli sono posizionati totalmente in altro posto e come vedete anche quello più a est, come vedete ci sono dei fabbricati che vanno bene e altre linee che non vanno assolutamente bene. Quindi mai ci venga in mente di andare a fare qualche cosa che riguarda le riconfinazioni su queste mappe. Queste mappe non vanno assolutamente prese in considerazione. Un'altra criticità: riconfinazione di una linea di mappa senza riferimenti numerici. Quale può essere una linea di mappa senza riferimento numerico? Una linea di illustrazione, questa azzurra, che fu riportata in mappa dai tecnici catastali prendendo delle misure sul luogo, e allora questa linea rappresentava una dividente colturale. Oggi questa linea rappresenta una dividente di proprietà. Come mi devo comportare? Questa linea è solo sulla mappa di misure. Come mi devo comportare? Devo andare a prendere le coordinate sulla mappa di misura? Mai, mai. Devo ricostruire la base cartografica che c'è intorno a questa linea prendendo i punti a essa vicini, perché loro che cosa fecero proprio per rispettare quel primo principio cardine? Loro andarono a prendere le misure rispetto ai punti di impianto vicini e la ricostruirono dai punti vicini. E quindi lo stesso dobbiamo fare noi, prendere le misure sulla mappa di misura, quelle distanze con lo scalimetro dai punti vicini, prima crearsi la base cartografica, dopo ricostruire quelle linee sulla base cartografica. Per base cartografica intendo prendere i vertici dell'impianto sulla mappa di impianto, creando quella base, quel sistema mappa di cui vi dicevo prima. Queste sono le squadre catastali di allora e bisogna levarsi tanto di cappello, perché ci hanno restituito una mappa veramente ottima. Secondo esempio è
una ricompilazione mista di linee derivanti da mappa di impianto e dati di aggiornamento posteriore alla circolare 288, punti di appoggio fabbricati di impianto e punti fiduciari, metodo di rilievo di calcolo, rototrattazione. Qui io dovevo eseguire di fatto un frazionamento che poi mi hanno chiesto di integrare con una riconfinazione dell'intero lotto che veniva trasferito, che era questo. Questo lotto aveva linee diversificate di impianto sullo a ovest e di aggiornamento posteriore alla circolare 288 a est e a nord. Proprio per l'alto valore di questo terreno volevano sapere quanta era la superficie da trasferire. Come vedete, questo puro divertimento è sovrapposizione fra il satellitare e la mappa, ci sono incongruenze, ma insomma è abbastanza accettabile, ci fa capire alcune cose. Già. Intanto vorrei aprire una parentesi sul discorso dei punti fiduciari. Come vedete, le due linee che io ho confinato sono esattamente all'interno di un triangolo fiduciale che è uno spigolo di fabbricato, composto da uno spigolo di fabbricato, un muretto e un tondino. Già questo ci deve fare riflettere. Perché? Perché se io superficialmente affronto questo lavoro andando in campagna, prendendo solo il triangolo fiduciario, prendendo le mie linee dividenti, io non ho fatto l'interesse del mio committente, che devo sempre rispettare, ho fatto quello che mi richiede il catasto, però non ho fatto l'interesse del mio committente, perché un domani, probabilmente fra 15 anni, quel muretto e questo tondino non saranno più presenti e io non potrò più ricostruire quelle linee. Già le monografie, vabbè, lasciamo per questo, scrive termine triplice di confine. Io vorrei capire intanto cosa vuol dire termine triplice di confine, ma poi anche dove ha messo il punto. Qui già mi crea delle incertezze, quelle incertezze di cui vi parlavo al principio cardine numero 2. Qual è? La mezzeria del muro, lo spigolo interno, lo spigolo esterno? Sembrerebbe di no. E comunque qui si parla già di incertezze, come si parla già di incertezze su un tombino. Come si può pensare che un tombino all'interno di una rotonda possa rimanere lì quando questa magari verrà, da noi le stanno alberando tutte, le stanno modificando tutte? È difficile pensare a una cosa del genere. E quindi voglio aprire questa parentesi perché è importante, perché secondo me non si è ben compreso tutti, sto parlando tutti, di come vanno fatti certi lavori. Le esigenze catastali sono quelle di inserire in cartografia l'oggetto del rilievo inquadrato, la maglia dei punti fiduciari. Le esigenze nostre e del nostro committente sono quelle di ritracciare in futuro le linee rilevate. Queste due sono tra loro non perfettamente coincidenti, perché i punti fiduciari non hanno sempre una attendibilità topocartografica accettabile e sono in numero non ridondante. Ci avessero chiesto di rilevare per ogni tipo 7 punti fiduciari, sarebbe stato quasi possibile che all'interno di 7 3 buoni ci potevano essere, ma non è sempre così. In tutti i casi bisogna ricorrere a un uso massiccio di altri punti. Questa è la chiosa di questo discorso. In tutti i casi bisogna ricorrere a un uso massiccio di altri punti di buona attendibilità che, quando possibile, possiamo codificare come punti vertici, oppure inserendo una linea 6 prima di ognuno di essi con la descrizione dello stesso, esempio spigolo nord-est fabbricato mappale 326, anche un fabbricato costruito un anno fa. Questo ci aiuta a ricostruire quelle linee e viene in soccorso di quei punti fiduciari fasulli, perché proprio il termine adatto, che si è visto prima. Questa è la zona dell'intervento, diciamo il lotto che dovevo riconfinare. Come vedete, a est ci sono dei muri,
già da lì da 19 anni, a ovest c'è un fosso. La prima linea da riconfinare è quella di piano, quella ovest. Come vedete, la procedura che ho adottato è identica a quella di prima, perché cambiano le situazioni, ma diciamo i principi sono sempre gli stessi. Quindi ho cercato dei punti di inquadramento che diciamo omogeneamente distribuiti intorno all'oggetto da riconfinare, purtroppo questo non era più presente neanche questo, e ho eseguito la riconfinazione. Qui è chiaro che le aspettative non possono essere le stesse della prima casistica, perché i punti 1-2 rispetto ai punti 8-10 sono distanti fra loro circa un chilometro. Com'è pensabile che, abbiamo detto, su piccoli ambiti, come normalmente vengono eseguite le riconfinazioni, su piccoli ambiti le risultanze sono ottime, qui lo sono state un po' meno ovviamente, ma era da aspettarselo. Ho eseguito il rilievo CPS sempre con i punti da 1 a 12 punti di appoggio, 100 e oltre punti caratteristici, che erano la testa del ciglio del fosso. Qui vedete appunto come effettivamente le risultanze si stia parlando di me, ma è normale, cioè su quelle distanze lì queste sono le risultanze. Potevo scartarlo il punto 6 e il punto 7, però ho preferito mantenerli perché erano in una posizione che mi garantivano una certa, se non altro una certa rigidità. Potevo pesarli diversamente, però ho preferito lasciarlo così, anche perché di fatto poi ho fatto varie prove, è semplice, basta aggiungere un NC ai punti, poi vi farò vedere già un NC ai punti, fare il calcolo della rotta traslazione e vedi all'incirca le risultanze e vedi anche di quanto viene rotta traslata la mappa rispetto al rilievo. E questo è il primo disegno della riconfinazione con la linea blu, quella catastale. Vedete la testa del ciglio è piuttosto spostata a ovest e quindi io ho preferito fare un tracciamento strumentale inserendo nel controller del GPS le coordinate di questi punti. La parte un po' più scabrosa del lavoro è stata la ricostruzione delle linee post-circolari 288. Intanto perché il libretto, come vedete, era molto ampio, e quindi questo libretto di cui il catasto ci fornisce il cartaceo, noi lo dobbiamo ridigitare in toto per fare queste operazioni di sovrapposizione di cui vi parlavo prima. Sovrapposizioni sempre tramite rototraslazione minimi quadrati. Dopo vedete come viene effettuato. Qui ho ridigitato tutto il tipo e ho fatto una sovrapposizione fra la mappa e le linee 7 che erano in quel tipo di confinazione, perché non disponevo del cartaceo del modello 51 e neanche, diciamo, dello schema del rilievo. Quindi mi sono ricostruito il tutto e me lo sono sovrapposto alla mappa per avere un'idea di quali linee lui aveva di fatto confinato. Come vedete, una prima valutazione dopo cartografica di quel tipo, questo non so se era un collega o un altro, non sono andato a vedere il titolo di questo. E questo tecnico aveva di fatto eseguito delle operazioni un po' particolari. Cosa intendo? Lui dalla stazione 100 aveva battuto la 200 con 84 e 301, poi nella 200 aveva battuto la 100 con 84 e 231. Ben 7 cm fra andata e ritorno, e questo l'abbia fatto per quasi tutte e 12 le stazioni. Quindi vi immaginate cosa può portare sulla dodicesima, quale disse d'errore. Noi vediamo solo l'errore lineare, non vediamo l'errore angolare. Probabilmente Giorgio Guarani ieri disse una bella battuta a Benevento, disse che quando il saneggiatore stava per ricevere la battuta, per ricevere la misurazione, gli passava sempre una bella ragazza davanti e si girava. Probabilmente era così, perché effettivamente 7 cm sono tanti.
E allora io sono sempre stato un grande sostenitore del centramento forzato. Centramento forzato vuol dire operare con due o tre piedi, vuol dire non commettere questi errori, perché io è dal 86 che opero con centramento forzato, ho sempre notato che le misure a data di torno col centramento forzato siamo nell'ordine dell'1-2 mm di scarto tra andata e ritorno. Quindi questi sono errori effettivamente da non commettere. Per fortuna, questo è un tipo dell'89-90, per fortuna ora Pregeo ha dei controlli topografici per i quali in presenza di questi errori lo scarto quadratico medio va su. Altra cosa che un po', cioè che non va bene, è che questo tecnico aveva contornato ogni lozzo e poi aveva ripassato partendo dal primo punto scendendo giù. Probabilmente i punti non erano tutti allineati bene e allora aveva creato delle microaree. Anche queste sono cose da evitare. Una linea sola per ogni lui poteva anche contornare i lotti, poi partiva dal punto esterno più a sinistra e poi mai creare una linea sopra un'altra. Rilievo di riconfinazione, come vedete qui ci sono indicati i punti fiduciari, è quello che vi dicevo prima, e cioè la sovrapposizione tra due rilievi. Quindi trattamento assolutamente rigido di questi due rilievi, confinazione e riconfinazione, che vanno sovrapposti sempre con una rotta di traslazione mini quadrati, una sovrapposizione rigida, perché le misure sia di confinazione sia di riconfinazione sono misure rigide. E quindi, come vedete, basta indicare il programma, quelli che sono i punti omologhi, e di fatto subito viene fuori il disegno della riconfinazione. Questa è la prima risultanza delle prime linee, poi ho introdotto, perché erano più tipi, ho introdotto anche gli altri tipi di aggiornamento, stessa procedura, gli scarti fortunatamente erano tutti bassi perché non avevo preso tutto il rilievo delle 12 stazioni, l'avevo limitato a 2-3 stazioni sole, però vedete come poi le risultanze si sono riflesse sulla sovrapposizione, dove ho individuato degli scarti dell'ordine di 30 cm, differenze dell'ordine di 30 cm tra punto catastale, tra linea catastale e linea reale. Questo è un muro di cemento, come avete visto, che è da 19 anni, e penso che nessun giudice, ora no? È andato via il giudice. È fuori? Nessun giudice avrebbe. A chi rivendicava quella proprietà di 30 cm avrebbe consentito di entrarne in possesso, perché proprio il rilievo in combinazione è affetto da tutte queste incertezze. Oggi noi siamo nella possibilità di poter veramente determinare un qualche cosa con le nostre misure di altamente preciso, quindi cerchiamo nella combinazione di essere più rigorosi possibile. Quindi qui io di fatto sono uscito con la superficie del lotto, tenendo conto appunto che quel confine era il muro, non la linea catastale, perché lì da 19 anni e sicuramente era lo stesso muro anche rilevato dall'altro tecnico, però con tutte le imprecisioni del caso l'ha portato su una linea catastale leggermente. Volevo dire due parole riguardo alle monografie e ai punti fiduciari. E per quanto strumento che nel futuro speriamo presto andrà a scomparire, per lasciare posto alle reti di stazioni permanenti che inquadreranno esse stesse rilievi, per quanto non trovo giusto che oltre 22 anni dalla circolare 288 ci sia l'obbligatorietà della loro produzione causa la sospensione del tipo, quando eseguite lo devono essere con grande accortezza e capacità e professionalità, tenendo anche, per usare un termine caro, tenendo anche conto che un punto fiduciale con attendibilità topocartografica non buona non migliorerà con la monografia. E
è evidente che questi non migliorano con la manografia. Una palina non migliora con la manografia, un palo storto non migliora con la manografia. E però le monografie vanno fatte bene, perché se no si crea un problema. Questa fa sempre molto diversa. Effettivamente questo ha messo che ci sono tradimenti con testa a Parigi. E se altro non si capisce bene qual è il punto speciale. Quindi ci vuole un po' di professionalità. Questo forse pensava di fare qualcosa di altamente professionale. Occhiello della lettera R del giustino e poi niente. Cioè che non ha tenuto conto che quel giustino può essere usato. E allora le prego, perché il giustino è anche quadrato. Questo ci ha messo un valentino rossi nel mezzo. Quindi bisogna essere veramente professionali, non si può fare cose così e esportarle in un archivio che poi vedono tutti. Io penso che una buona monografia sia una chiara indicazione dello spigolo e soprattutto una cosa che facevamo spesso prima dell'entrata in vigore della circolare 288, due misure dallo spigolo ai punti opposti delle due facciate. Perché? Perché da queste misure noi controlliamo subito se quello spigolo è stato alterato. In conclusione, Aurelio Costa diceva sempre che se per la confinazione ci vuole un buon topografo, per la riconfinazione ci vuole un tecnico molto più preparato e completo. Avete capito un po' che è un mix di tante conoscenze, non solo topografiche. Tutto ciò per invogliarvi a mettere la giusta passione in questo lavoro così affascinante. Questo è un lavoro di valutazione continua, di indagine continua, dove non possiamo assolutamente lasciare niente al caso. Grazie.